uomini dai quali una donna dovrebbe immediatamente scappare. Capita spesso che, quando una donna è fortemente coinvolta a livello emotivo nei confronti di un uomo, si faccia facilmente manipolare da questo divenendone dipendente e, quindi, non riuscirsene a liberare anche a seguito di elevato male ricevuto a causa di personali blocchi mentali. Altra situazione negativa che una femmina umana può vivere a causa di una frequentazione passionale con un maschio di tipo tossico è l'imposizione che da questo parte attraverso il linguaggio verbale, come offese e minacce, e o con gli atti pratici, come la violenza fisica e o l'occupazione dell'abitazione della donna che lo ha accolto. Il mio pensiero è che chiudere relazioni negative, come quelle appena accennate, possa essere sempre doloroso a livello emotivo, anche se non di certo sul piano logico, visto che dovremmo frequentare chi ci fa star bene e non ci arreca negatività. Quel che ho notato, comunque, è che maggiori dubbi sono presenti, quasi sempre, nell'essere femminile, forse per una maggiore emotività dell'encefalo delle donne, visto che tutte le emozioni, sia positive che tossiche, sono ricercate da chi ha un cervello maggiormente preposto nei confronti delle trepidazioni. Ed è proprio su tale debolezza femminile che maschi approfittatori, a livello conscio ed inconscio, lavorano con il fine di sottomettere e legare con catene, principalmente invisibili, donne molto sensibili che, a volte, in preda a tali intensi sentimenti, non riescono a capire se vengono amate o odiate da tali, tra virgolette, uomini. In questo mio breve video, quindi, per mia esperienza di vita diretta ed indiretta, analizzo quali sono i tre principali tipi di maschi negativi che ho avuto modo di vedere e di ascoltare attraverso le parole di alcune mie amiche che me li hanno descritti, in modo che, quando questi individui, con i loro comportamenti ostili, possano manifestarsi dinanzi ad una donna, questa prenda, immediatamente, le distanze per non ricevere del male da questi nell'immediato futuro. I primi da me analizzati sono gli uomini violenti. Bisogna sempre ricordare che la violenza non è solo fisica, ma anche verbale. La donna si ama e non si umilia, si venera e non si sminuisce, specie screditandola nei confronti di altre femmine e denigrando quel che porta avanti, da sola o in compagnia, come il lavoro, lo studio e le sue proprie passioni. Il mio consiglio è che alla prima manifestazione di brutalità, fatta anche solo di parole, bisogna subito scappare, perché dalle chiacchiere tale maschio passerà quasi sicuramente ai fatti, ovvero alle mani nel breve periodo. Per fortuna tali atteggiamenti si manifestano quasi immediatamente e la donna, in questo caso, deve subito fuggire e mettere intorno a sé un muro di protezione, come il blocco virtuale da SMS, nei social network, nei programmi di messaggistica, dalle telefonate ed evitare tutti quei luoghi dove si possa incontrare tale individuo da solo con degli amici che si hanno in comune. Nel caso, chiedere aiuto a propri conoscenti e parenti fidati e, nelle situazioni più estreme, consultarsi con le forze dell'ordine. Vi sono poi gli uomini con vizi. Questi sono il fumo, l'alcol, le droghe, la costante frequentazione di meretrici, ovvero di prostitute, ed il gioco d'azzardo. Tali dipendenze, oltre che dannose a livello psicofisico, portano a sperperare denari e quindi tali maschi tenderanno a chiedere soldi alle loro compagne portandole anche a crearsi dei debiti per sostenere tali dissolutezze. Altra problematica è che le donne, essendo facilmente influenzabili da chi si impone su di loro, possono essere portate a seguire gli esempi, in questi casi negativi, del maschio con il quale si accompagnano. In pratica, vi è il rischio che anche loro finiscano per fumare, drogarsi, bere o cedere al ludo illegale e di conseguenza a lottare con un partner tossico, ma anche con loro stesse per abbandonare tali vizi. Ed infine ci sono gli uomini con disturbi mentali, ovvero i depressi, i paranoici e gli psicopatici, che non danno il minimo di affidabilità e supporto alla propria compagna ma,
anzi, richiedono aiuto tanto che le loro donne, se rimangono presenti, sviluppano la sindrome della croce rossina, quando, invece, dovrebbero accompagnarle da un etico e capace professionista della mente, cioè da uno psicologo o da uno psicoterapeuta. Questi maschi li si riconosce perché non sono persone positive, non guardano al futuro con ottimismo, vogliono controllare senza farsi controllare, esigono di relegare la donna ad una vita tra quattro mura domestiche, escludendole da ogni tipo di rapporto sociale con il prossimo, non vogliono farla lavorare se vuole, seguono le loro compagne o si appostano dove abitano per controllarle ed arrivano anche a violare la loro privacy, ad esempio frugando tra i messaggi virtuali senza chiedere prima il permesso. Anche qui la manifestazione è, comunque, molto veloce e la donna può subito scappare senza arrivare a pensare che questo corrisponda alla normalità in un rapporto amoroso, visto che, ricordo, l'amore è donare ma non annullarci, di certo, per chi ci siamo invaghiti. Concludo dicendo che un vero uomo sa svolgere i quattro ruoli maschili essenziali, cambiandoli in base alle occasioni, ovvero quello di compagno, di amante, di miglior amico e di fratello, di cui una donna necessita e non, di certo, tende a sottometterla a sé, ma la pone sempre sul suo piano di eguale importanza, facendole vivere emozioni di ogni tipo, ma sempre positive, al fine di costruire con lei infiniti progetti per migliorare lui, la singola compagna, la coppia e chi è intorno a quest'ultima, come gli amici in comune ed i parenti di entrambi.